Questo viaggio della Costituzione, che è anche un viaggio dell'Italia, è iniziato. Dopo Milano è stata scelta una grande città del sud, attiva e operosa, che è la città di Milano. Il significato di questo viaggio, avvicinare la carta, viaggia nelle città per avvicinarsi alla gente. Il più approfonditamente possibile in mezzo al pubblico e soprattutto a un pubblico mirato, quello dei giovani. L'importante che non deve essere solo una celebrazione, come ha detto anche il professor Ugolini, ma che deve far sì che si possano avvicinare i giovani, soprattutto i ragazzi delle scuole, proprio al testo costituzionale. Elemento di grande qualità di questa iniziativa, il collegamento col mondo della formazione, la scuola e l'università. Nessun corso, nemmeno il mio, che mi occupo di diritto della proprietà intellettuale, comincia senza citare norme costituzionali. Sono particolarmente contento che a Catania appunto si discuta come tappa dell'articolo 2 della Costituzione, perché il principio della solidarietà è un principio importantissimo. Qui la solidarietà è politica, economica e sociale. Quei tre aggettivi sono, a mio giudizio, anche il presupposto o l'ideale collegamento con l'articolo 3. In questo articolo c'è la persona, ma c'è la collettività che prende forse una sua autonomia specifica. Questo doveva essere il preambolo e poi capite che doveva valere come una sorta di premessa a tutto l'articolo. Credo che la scelta di Catania, di una grande città siciliana, sia stata fatta anche alla luce di quello che questa città, ma anche le altre città dell'isola, hanno saputo fare nel coniugare la parola solidarietà con le mille emergenze che siamo costretti ad affrontare. E occorre che la memoria venga tenuta desta. Dobbiamo far passare questo messaggio. La Costituzione non è una cosa che sta lì sotto una teca e rimane, ma la dobbiamo, praticare ogni giorno nei nostri atteggiamenti quotidiani.